Ciao ragazze, ciao a tutti. Allora, oggi faremo la incastonatura di sempre i miei famosissimi cabochon 13x18 con le crescent, che sono queste perline a due fori, così a lunetta, mezzaluna. A differenza delle altre che avevo fatto vedere nel tutorial precedente, che avevano tre fori ed erano però i fori qua sopra, da sopra e sotto, queste le hanno laterali. Ok, ho spostato un po' la videocamera perché non riuscivo a vedere se era tutto a fuoco, tutto ok. Allora, questa incastonatura, come vedete, è un po' così, sembra un po' celtica, non lo so, mi dà l'idea di una cosa un po' sì, antica, però. E ho provato a fare questa incastonatura ieri sera e sono riuscita a farla così. Cosa serve per fare questa incastonatura? Io poi ho fatto l'orecchino, vi farò vedere l'orecchino completo, però potete anche fermarvi qua e fare un anello, per esempio, oppure fare altre, un bracciale, o in questi moduli si prestano sempre, come voi sapete, a tanti tanti usi. Anche in una collana, per esempio, dietro è così netted. Io uso così con le perline. Allora, cosa serve per fare questo orecchino? Allora, serve un cabochon 13x18. Potete usare anche quelli sfaccettati di cristallo, non è importante che siano così rotondi, però, cioè tondeggianti, però che sia la misura 13-18. Io ne avevo fatti e ne ho anche tanti ancora da fare di vetro, quindi adesso li farò con delle immagini dentro un po' colorati, però finché ho questi farò il tutorial con questi. Allora, 13 per 18, poi 8 crescent, 2 3 4 5 6 7 8, una goccia, sto usando queste che sono in vetro, due coppette, una grande e una piccola, una è fatta un po' a fiore ma potete usare anche delle coppette normali oppure anche non usarle, e degli Swarovski da 4. Tutto qua. Ago e filo, io sto usando sempre questo che è il Nymon, però se ne avete uno un po' sostenuto tipo 18 16 potrebbe andare bene. Allora, mi fermo il filo su un dito, prendo una crescent e uno Swarovski, una crescent, sempre da un foro così, dallo stesso foro, quindi le devo mettere tutte in un verso, un'altra, le devo prendere tutte praticamente così, così un'altra volta, sperando che siano tutte aperte, perché nelle altre le Arcos ne ho trovate, alcune senza foro, alcune col foro chiuso. Quindi attenzione, guardate magari bene se sono bucate. Prendiamo praticamente tutte le perline dallo stesso foro alto, mettendole praticamente così, ok? Attenzione a questa cosa perché all'inizio io me l'ho sbagliata, l'avevo messa proprio dall'altra parte, tutta un'altra cosa. Ok, finiamo con uno Swarovski, quindi mettiamo questa sequenza che adesso vi faccio rivedere. Ole, mettiamo giù. Sono praticamente 8 crescent e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bicono. E vado a fare un nodo, due nodi, faccio molta attenzione quando faccio i nodi, stringo bene, tre nodi, insomma io ne faccio parecchi, però voi vedete voi se il vostro filo è più grosso, bastano anche due solamente.
così e taglio il mio filo in eccesso perché non mi serve più. Sono qui col filo, passo in un paio di perline. Posso fare anche un giro completo, eh? Anzi, lo faccio proprio. Così vado a fermarle bene. Potevo farlo anche prima e fare i nodi dopo, però in questa maniera me le ritrovo già a posto nel suo verso, diciamo. E quindi faccio un bel giro completo di filo. Sono arrivata. Purtroppo queste qui hanno dei fori. Sono un po' brigose, perché quando gli mettiamo vicino un'altra perlina, specialmente col bicono, praticamente andiamo a nascondere il foro. Dovrei essere già quasi alla fine. E ok. Il nodo si è nascosto, non c'è più. Si è nascosto dentro a qualche perlina. A questo punto cosa faccio? Sto uscendo da questa parte, salgo nella crescent dal lato opposto. Poi prendo un bicono, entro nel foro successivo. Questo rumore che sentite è la strada. Prendo due bicono, entro nella crescent successiva, nel foro successivo. Sempre là, il foro libero. Di nuovo una. Entro qua. Quindi una, due, così per tutto il giro. Quindi qui ne metto due e tiro. Qui ne metto una e tiro. E qui ne metto due e tiro. Qui ne metto una e tiro un po' e qui ne metto due. Esco dalla crescent e anche da il bicono. Tiro bene bene. A questo punto si è formata questa gabbietta già di suo, vedete? Questa gabbiettina, prendo il mio cabochon e lo appoggio. Attenzione, qui c'è una cosa da dire. Allora, prima di tutto entro ancora in un paio di perline, quindi faccio un altro giro di filo perché questo praticamente è un filo molto sottile che sto usando io. Se voi non lo ritenete necessario, non fatelo. Però è un giro in più che non fa mai male. Ok. E vado a posizionarmi sopra in alto. Faccio tutto il giro con il filo, piano piano. E arrivo qua sopra. Ok, arrivo qua sopra ed entro nella, vedete che qua sopra ce n'è uno solo di bicone, sotto uno, uno e uno, uno e uno. Quindi entro sempre da qua. Esco da questa crescent.
Pian pianino col lago, mi intrufolo ed esco da questa. Attenzione, vedete qui com'è? Se tirate molto, il lago poi va dentro al bicono, perché il bicono non è a punta, cioè è un po' ostruisce il foro. Quindi, come vi ho detto prima, cerchiamo di inclinare un po' il lago. Ok, abbiamo fatto questa gabbietta che comunque, facendo tante di queste gabbiettine, magari con un filo più grosso, possiamo fare un braccialetto e secondo me è anche bello, eh? Quindi, già solo così mi piace già molto anche come elemento, eh? Allora, dicevo che come elemento è bellino anche così, però noi dobbiamo andare a mettere il nostro capuccione e quindi dobbiamo andarlo ad inserire qua. Stavo pensando di vedere se ci stava anche un Rivoli e penso proprio che un 16 forse millimetri o comunque, ecco, vedete anche questi sono sempre 18 per 13, possono starci benissimo dentro, eh? Poi si coprono questi capuchon qui, volendo si possono incastrare. Però pensavo anche a un Rivoli 14, è troppo piccolo, però no, ah, potrebbe andare anche un 14. Vediamo un po', però fa la sua bella figura, eh? Va bene, comunque adesso io anche da 14 sta proprio bene, proverò a farli anche così. Quindi se volete incastonare anche un Rivoli potete farlo. Però io voglio rifare questo orecchino qui ovale e quindi entrano in gioco le 11.0, le 15.0. Le 11.0, allora siamo usciti da qua, mettiamo sul lago, non ve l'avevo detto all'inizio ma le avevo qui il sacchettino che non mi è venuto da dirvelo ma ci vogliono. E mettiamo 5 perlino sul lago, entriamo in questo bicono centrale, cioè quello che troviamo non nella coppia ma da solo, ed ecco qua, tiriamo il nostro filo, questo filo bisogna prenderlo con i guanti perché si sfila tutto, una meraviglia. Mettiamo dentro, quindi le teniamo sempre all'interno, queste 5 ne mettiamo altre 5 ed entriamo in questo Swarovski, quindi non in questi due ma in questo, verso fuori così, e mettiamo sempre dentro le nostre perline, sempre all'interno della nostra gabbietta che abbiamo fatto con le altre. Qui la crescent, ecco, deve stare all'esterno. Prendiamo altre 5 e ci infiliamo in questo Swarovski qui. Quindi tralasciamo sempre la coppia da 2 e andiamo qua. Stessa cosa faccio qui. 5 e mi vado a inserire non in queste due, ma di nuovo nel bicono che era quello iniziale, e sempre come ho fatto prima metto il filo all'interno. Ok, a questo punto ho fatto questa cosa, metto dentro il mio capuccione. A questo punto devo per forza metterlo al suo posto e, come ho detto prima, devo stare molto attenta di lasciarlo metterlo dritto. Così, quindi il bicono da solo deve essere su in alto, vedete anche qua nell'orecchino. Poi entro nelle prime tre 11.0
il filo lo faccio passare all'interno così e tiro, devi stare lì dentro e tiro, ok, e vado a mettere una perlina 15 e 11 e prendo la terza perlina dell'archetto successivo, giro il lavoro ma sto molto attenta a non sfalsare il tutto perché è 1 a 5, no, 1 a 5, 5, scusate, 5, 2, 3, 5 e vado nella terza. Oh, non ne sbaglio uno, anzi questi tutorial ultimamente, va bene, di nuovo 5, infatti dicevo sono già in chiusura, vabbè, 5. E andiamo nella terza sempre e tiro. Deve venire fuori un quadrato, un rettangolo. 3, 4, 5 ed entro nella terza. Comunque magari per i rivoli adesso guarderò e vi farò un mini tutorial solo per i rivoli perché per chi non è molto esperta, se non passo più da questa perlina, ditemi perché. Mannaggia, ecco. Per chi non è molto esperta, dicevo, fare la rete dietro non è facilissimo se non abbiamo la cognizione di quante perline. Quindi, dopo vi farò alla fine di questo video, farò l'incastonatura. Un altro video con l'incastonatura dei rivoli. Anche qui giro il lavoro, ma sto molto attenta di non spostare il cabochon. Ok, tiro tutto per bene, sistemo anche queste perline qua, questo deve stare sotto così, ok, tiro bene, vedete che sono formato questo quadretto, io lo lascerò così e se volete potete fare anche una retina ancora, però visto che sta già fermo, è già incastonato così, non è neanche male questo quadretto che abbiamo ottenuto. Qui sempre si muoverà un pochino perché non abbiamo ancora fatto tanti tanti giri di filo. Quindi adesso con molta pazienza andiamo a fare il nostro giro con il filo. Andiamo giù. Tiro, prendiamo una perlina alla volta qui perché a questo punto diventano un po' strette, però io devo sempre tenere fermissimo e tirare un po' anche le perline. Comunque questo filo qua è resistente, ma si sfila tutto, si sfila. Quindi devo stare attentissima. Che fatica. Ecco. Si fa molta fatica con questo filo, eh? Comunque spero che con i vostri. Non so più perché ho finito il mio Sufix, sono andata al Decathlon e non ce l'ho più. Perfetto. I pescatori sono diventati, no? O tutte perlinatrici che ne prendono 3 a 4, non prendetene 3 o 4 che poi io rimango senza qua a Bologna, dai, su, prendetene uno, due, ma non tutti. Ecco, e per esempio devo tirare un po' di più, ok. E direi che questa è l'ultima volta che li passo dentro perché poi non entrerà più. E infatti. Ok, se vedete che si muove, fate un altro giretto. Se vedete che invece non si muove più, io il mio ormai è quasi fermo.
Non fatelo più. Ed ecco qua la mia incastonatura, facilissima, devo dire. È molto molto così veloce e pratica, perché abbiamo fatto una cosina in pochissimo tempo. A questo punto torno su nella crescente e in questo bicono, perché vado a fare il mio cappietto per la mia monachella che andrò a inserire dopo. Per fare il cappietto metto 8 3 4 5 6 7 8 15 0 e dentro nel bicono dalla parte opposta. Tiro, torno su in tutte le perline, ne conto 4, 3, scusate, entro nelle prime 3, prendo altre 3, 15, ne salto 2 ed entro nelle altre 3 e torno di nuovo nel bicono. Vi faccio vedere cosa è saltato fuori. Viene fuori un cappiettino con una puntina così, per fare qualcosa di un po' diverso. Poi metteremo la monachella, potete metterla anche in quelle tre perline che abbiamo inserito. Torno su di nuovo. Entro anche in queste 3 ed entro anche in queste 3. Torno di nuovo nel bicono dalla parte opposta e cerco di uscire da qua, dalla crescent. A questo punto sono qui, devo andarmi a posizionare qua sotto, perché devo andare a fare, tengo bene a posto, devo andare a fare il pezzo sotto. Io però qui sono già a livello filo finito, quindi mi faccio un bel nodo. Sempre evitando di prendere la crescent, grazie, e vado a cambiare filo. Ok, faccio un altro tiro, vado in mezzo, faccio un altro e tiro, vado in mezzo la crescent, no, ok, e tiro. Ok, ci vediamo fra un attimo. Ecco qua, sto uscendo col mio ago praticamente prima della crescent che mi trovo qua in fondo, quindi a lato della crescent. Siamo a lato della crescent. A questo punto devo mettere sull'ago 3 15 0. 1 Swarovski da 4, 1 15-0, prendo una crescent per fare questo motivetto qui. Io vi ho detto 8 prima per fare l'incastonatura, poi per questo motivetto qui ce ne vuole un'altra e va messa così, quindi la inserisco bene nel suo verso da qua a qua. Poi tiro giù tutto e controllo se l'ho messa bene. L'ho messa bene. A questo punto una 15-0, uno Swarovski da 4, 3 15-0. Poi
metto tutto giù sempre così. Poi inserisco la mia coppetta, sempre così, la goccia dalla punta verso fuori. Queste cose le dico per le principianti, perché se una principiante vuole fare questo tipo di cose, magari può farle. La coppetta rovesciata. 3-15-0, se sono attaccate, 3-15-0, rientro nella coppetta, nella goccia e nell'altra coppetta ed esco, sistemo queste tre, scendo, tiro il filo, giro la mia crescente all'altra parte perché poi dovrò entrarci bene, di nuovo 3 15-0, uno Swarovski da 4, lo guardo perché anch'io non è che, e una 15 come prima e entro nella crescent nell'altro foro. Tiro tutto così, poi una 15, uno Swarovski da 4, 3 15 e entro nella crescent, cioè praticamente vado di fianco a questo Swarovski qui e cerco di entrare nella crescent da qua. Ok, vado, tiro un po' sullo Swarovski col lago, se riesco, perché come vi ho detto prima, tirando molto il filo, non è facilissimo entrare. Eh? Una volta che l'abbiamo spostato, sì, ma se lo Swarovski è attaccato, faremo parecchia fatica. Ok, ci siamo riusciti. Questa volta vorrei entrare nello Swarovski, non ci entra, però... Usciamo da qui intanto dalla crescent. A questo punto tiriamo bene bene il filo e andiamo a vedere se va tutto ok. Qui non va ok perché è uscita la goccia, la rimettiamo dentro. Questo è un lavoro che con un altro filo non sarebbe successo, vedete? L'importanza dei fili da tessitura di berlina. Ok. Tiro bene. A questo punto entro nello Swarovski. Esco dalla crescent, anche qui fatica bestiale, ma ce la dobbiamo fare. Quindi sposto col dito un po' lo Swarovski, ecco qua. E sono uscita. Tiro bene, bene, e a questo punto rientro in tutte le perline fino a giù e torno su col lago. Qui, qui. Ops, partito. Ok, di nuovo in queste tre, vado giù, entro nella coppetta, nella mia goccia, esco da qua. A questo punto io lo faccio sempre così, invece di prendere tutte e tre, prendo solo quella centrale del picot. Entro da lì, esco subito, vado dentro. Non so perché in questo modo mi sembra che sia più stabile. Poi rientro in queste tre di fianco. Devo mettere a fuoco anche gli occhi perché qui sono molto piccole. Ok, esco piano piano. Poi entriamo nella crescent. Nello Swarovski, nelle tre perline e abbiamo finito. A questo punto, bellissimo questo cabochon tutto striato così, mi piace particolarmente. L'altro era meno, un po' meno.
Sembrano proprio di ambra. Forse saranno anche, adesso lo chiederò a Maria. Io ieri vi ho detto resina, ma non lo so se è proprio resina. Mi sembrano così perfetti. Forse sono di petalura, ho fatto una gaffe di quelle solite mie, come solito, riconosco benissimo le pietre, io. Mi possono vendere di tutto, dei sassi, dirmi che sono. Però queste qua mi sembrano, boh, mi sembrano quasi di ambra. Potevo fare la prova di strofinarli. Vabbè, lascia stare. Lascia stare questa cosa. Questa credenza popolare mia di strofinare le pietre per sentirne l'odore, per... no, lasciamo stare tutto. Lasciala perdere, Cinzia, qua mi sono sbagliato, ok, torno indietro. Sono entrata in un filo che non dovevo, va bene. Comunque i miei due nodi li avevo già fatti. Faccio il terzo e ho finito. A questo punto taglio il mio filo in eccesso. E vado a mettere una monachella. Ho fatto, come vedete, questa cosa qua delle tre perline e quindi posso andare a mettere la mia monachella qualsiasi, quella che voglio. Volendo si possono inserire anche dei perni di questo tipo. Non so, magari questo non ci sta proprio a dire niente, però ho anche una monachella diversa, adesso cercherò nelle mie scatole delle monachelle quale mettere. Qui il cappietto è diverso, come vedete, perché qui l'avevo fatto più lungo, ma poi l'ho cambiato così perché secondo me stava meglio. Non so se ve ne siete accorti, ma ok, quindi così adesso lo vado a disfare, lo rifaccio. Questi sono i miei orecchini Crescent, incastonatura Crescent. Spero che vi piacciono. Se vi è piaciuto il video, pollice su. Se non vi è piaciuto, pazienza, faccio sempre del mio meglio, fatelo anche voi, magari. E, oppure ditemi perché non vi è piaciuto. A volte potrebbe essere un modo per migliorare le cose. Se siete iscritti a Facebook, la mia pagina Creazioni, Cinzia Grandi Creazioni. E il mio gruppo Facebook, Cinzia Grandi Fans Club. Se volete iscrivervi e condividere con altre amiche i vostri lavori e i vostri dubbi, perplessità e tutorial vari. Con questo vi saluto, è stato molto molto bello. Questi sono i miei nuovissimi orecchini che metterò insieme agli altri che ho fatto ieri, appunto, che sono questi, anzi vi faccio anche vedere. Sono questi qui che ho fatto con le Arcos. Li ho fatti verdi anche e questi erano quelli viola del tutorial. Mi sono andata da fare con queste incastonature praticamente. Mi è piaciuto molto, devo dire che mi piace molto incastonare. E quindi questi qua sono i miei lavoretti di questi giorni. Poi magari ve li farò vedere meglio in video creazioni. Questi sono i miei orecchini appunto gotici. Li chiamo gotici, non so, hanno un che di così, di medioevo, non ho capito bene il perché, forse questa cosa, non ho capito. Li chiamerò medioevo, ecco, vedete i nomi come saltano fuori? I medioevo sono bellissimi, niente no, se vi piacciono fateli pure e fatemeli vedere. Vi saluto, ciao, ciao a tutti.